Ci siamo. Ci aspettano 90 minuti di diretta e siamo pronti per tenervi compagnia anche oggi. Buongiorno, benvenuti. Ogni martedì e giovedì alle 14.45 in diretta su blogsicilia.it, su tempostretto.it, in contemporanea diretta su Video Regione in tutta la Sicilia, isole minori comprese, sul canale 1616 del digitale terrestre. Mi raccomando, lo dico a chi in questi giorni fatica un po' a riceverci, risintonizzate i vostri canali, mi raccomando fatelo. E poi anche sui nostri social, Facebook, casomai Nutella e Blog Sicilia, YouTube, Twitch e poi ancora stasera in replica in differita alle 21 su Radio Fantastica e anche su Video Regione. C'era quello del sale, non so se vi ricordate, i palermitani certamente se lo ricorderanno. Quando mi cercate non mi trovate, invece noi quando ci cercate ci trovate, dovete solo scegliere dove trovarci e dove cercarci. Prima di partire con la sigla e tutto il resto, andiamo a Caccamo dove troviamo il nostro inviato Antonio Turco, che saluto perché le avverse condizioni meteo continuano a fare danni in giro per la Sicilia. Non vedo Antonio, eccolo qua. Ciao Antonio, buongiorno. Buon pomeriggio Massimo, mi trovo in via Sant'Orsola a Caccamo dove le intense precipitazioni dovute al nuovo ciclone mediterraneo hanno provocato la caduta del muro che vedete alle mie spalle. Necessario l'intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco che hanno messo subito in sicurezza le strade. Molte aziende sono rimaste isolate a causa di diverse frane in tutto il territorio di Caccamo e dei comuni limitrofi. Noi abbiamo ascoltato stamattina il sindaco e l'amministrazione comunale che sta lavorando proprio in questi minuti per far sì che le aziende possano almeno tornare a lavorare nel più breve tempo possibile. Ma ascoltiamo le parole del primo cittadino. Purtroppo abbiamo avuto notevoli danni causati da questa ondata di maltempo. Intanto è franato un muro nella zona del centro storico del paese. Devi controllare il Un muro che è balance, abbastanza perché a alto, almeno volte. 5 metri, e ha causato danni alla strada soprastante. E per precauzione abbiamo dovuto evacuare 3 abitazioni che attualmente non hanno nessun danno, però per precauzione, in previsione di ulteriori precipitazioni, evidentemente abbiamo ritenuto opportuno fare uscire queste persone e metterle in sicurezza. Poi abbiamo avuto danni nelle strade agricole. Caccamo è un territorio vastissimo, abbiamo un numero notevole di strade interpoderali, alcune delle quali, a causa delle forti precipitazioni, hanno subito danni consistenti. Stiamo attivando un programma di intervento immediato per andare a ripristinare la viabilità, perché alcune aziende sono rimaste isolate perché è franata la strada e quindi non possono più raggiungere il centro abitato. Per cui abbiamo già avviato le procedure e contiamo oggi stesso di attivare dei lavori intanto per mettere in sicurezza le strade, ma anche per pulire tante strade che sono piene di fango, di fanghiglia e sono intransitabili. Lei mi dice sì, chiaramente problemi dovuti al tempo, ma qua un signore che abita proprio qui di fronte mi sta dicendo che molte volte hanno segnalato questo muro che comunque è molto Perciò fragile. vennero pure i vigili, vennero a constatare che dovesse essere dopo. Sì, quindi già erano cadute Sì, negli altri. prima avevano caduto, sì. Sì, c'è un detto antico, Antonio, ripetilo al nostro amico, a Palermo, ma in buona parte della Sicilia si dice sempre, dopo che ha rubato a Santa Rita ci misero i grati. Dopo che ha rubato a Santa Rita ci misero i grati. L'ha mai sentito questo detto che si dice a Come? Palermo? No, mi sa Dopo di che ha no. rubato a Santa Rita ci Ci misero i misero i grati. grati.
No, non l'ha sentito. Ho insegnato io ad una persona molto più anziana di me un detto, cioè il senso è, dopo che è avvenuto il danno, no? Nonostante fossero state fatte tante segnalazioni, adesso finalmente ripristineranno la strada. Antonio, senti, grazie. Beh, tu poi Ci racconterai saranno tutto. chiaramente Prego. miglioramenti da domani, anche se assisteremo a forti raffiche di vento che supereranno i 60-70 km orari. Da venerdì poi qualche miglioramento, mentre ancora giovedì qualche fenomeno temporalesco. Grazie Antonio, sempre attento e puntuale. Antonio peraltro racconterà tutto per i nostri lettori di blogsicilia.it. Grazie Antonio, buon lavoro e salutacci Caccamo, grazie mille. Torniamo in studio per raccontarvi che dopo la sigla faremo due chiacchiere con il presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava. Sono molto contento che Claudio sia tornato a trovarci. Torna a trovarci Elvira Terranova, giornalista di ADN Cronos, collegato dalla redazione dell'Espresso, il nostro straordinario Enrico Bellavia, e poi Alessandra Serio, giornalista di tempostretto.it. Tutto questo dopo la sigla, e sigla sia. Grazie di cuore, ma veramente a nome mio, a nome di tutta la redazione, per il tanto affetto che ci fate arrivare durante la settimana con le tante condivisioni, le tante letture, ma soprattutto l'affetto che riversate verso Casa Minutella, che vi ricordo vi tiene compagnia il martedì e il giovedì. Torna in Casa Minutella il presidente Claudio Fava. Claudio, bentornato in Casa Minutella. Grazie Allora, dell'invito. commentavamo insieme dopo Carrubaro a Santa Rita ci misero i grati, ma a Catania invece com'è? Dopo rubare a Sant'Agata ci misero i grati, nel senso che Santa che cerchi, grate che trovi. A Catania se le sono rubate Ma veramente. davvero? Sant'Agata, il tesoro, i cimeli, le piccole grandi ricchezze. E poi hanno fatto una grata da Fort Knox, però Dopo dopo, che ha rubato. prima se la Ma sono è tutto rubata. quello che hanno rubato non si è mai No, ritrovato? cioè, è esattamente come quello che accade qui a Palermo, il Caravaggio scomparso negli anni Sì, 60 chissà che fine. e ciao Caravaggio, Mi chissà se ricorda sarà questo tuo racconto? fatto a pezzettini oppure in qualche Andate in pasta ai pinacoteca maiali, sì. privata Questo di qualche signorotto locale in Svizzera o in Francia, però. tuo racconto mi riporta ad un film di Nino Manfredi, Loro di Napoli, film straordinario, quando organizzarono il colpo e rubarono a San Gennaro tutto l'oro, e quindi in qualche maniera mi stai riportando a quel film là. Perché era un tempo in cui ai santi, durante le Sì, feste patronali, si davano come sterline, dollari, oro. no. Adesso si danno, non so, pagherò, Certo. insomma, Esatto, cambiali. cambiali. Buongiorno ad Elvira Terranova che torna in Casa Minutella. Buongiorno Elvira, grazie per Ciao essere qui. Massimo, buongiorno Prestigiosissima Presidente. firma di ADN Cronos, grazie per essere qui. È sempre un piacere Buon stare qui. pomeriggio ad Enrico Bellavia, caporedattore centrale dell'Espresso. Enrico, bentornato in Casa Minutella. Bentrovati, grazie dell'invito. Ciao Enrico. Grazie a te. Ti salutano gli Ciao, ospiti che sono in ciao. studio con me. Ciao, E diamo il buon pomeriggio anche ad Alessandra Serio, giornalista di tempostretto.it. Ciao, buongiorno e bentrovata in ciao. Casa Minutella. Bentrovati a tutti. Grazie per essere qui. Allora, Claudio, partiamo con una copertina che è stata realizzata dalla nostra redazione a firma di Davide Guarcello. Ce la vediamo, ce la sentiamo, poi da lì cominciamo a tirare fuori tutte le domande possibili. Lo dico già preventivamente ai miei ospiti: domande brevi, risposte brevi, così possiamo argomentare su quante più cose possibili. Ci Assolutamente. vediamo la scheda, prego. Non può Beni andare. confiscati, sistema montante, attentato ad Antoci, depistaggio di Via D'Amelio, ciclo dei rifiuti, infiltrazioni criminali al mercato ortofrutticolo di Vittoria, scioglimento del comune di Scicli e per ultimo la corruzione nella sanità siciliana. Sono le maxi inchieste effettuate in questa legislatura dalla Commissione regionale antimafia guidata da Claudio Fava, il leader del Movimento 100 Passi, insieme ad altri deputati ARS che compongono la commissione, ha dato un input forte nelle indagini su alcuni dei buchi neri della storia siciliana. Le due inchieste sul depistaggio in Via D'Amelio hanno acceso i riflettori su nuovi spunti investigativi, ma è forse con la vicenda montante che l'antimafia regionale ha dato il meglio di sé. Nelle pagine di quella relazione veniva plasticamente ricostruito un sistema occulto di potere. Per una volta, ha detto Fava, la politica ha saputo anticipare il lavoro meritorio delle procure, un lavoro di cui oggi possiamo andare orgogliosi.
Servizi segreti, politici, giornalisti, magistrati, avvocati e testimoni convocati da Fava sono solo alcune delle personalità audite in queste poderose indagini che hanno richiesto tempo e fatica e che hanno ricevuto un plauso bipartisan dalla politica. Adesso Claudio Fava è quasi a fine mandato e non ha nascosto le sue ambizioni a ricandidarsi alla presidenza della regione. Il centrosinistra siciliano faccia presto a convergere su un candidato. In Sicilia il tempo per rilanciare la sfida a questa destra è adesso, ha detto, e io, oggi come 6 mesi fa, sono pronto a fare la mia parte, mentre sulle comunali di Palermo è pronto a sostenere Trizzino. Ecco, a firma di Davide Guarcella, abbiamo dimenticato nulla, Claudio? No? Va bene. Allora, partiamo da Elvira con la prima domanda. Sviluppiamo un po' dei temi che abbiamo trattato. E io chiedo ai nostri tecnici di sistemare l'auricolare al presidente Fava così che possa sentire poi i nostri collegati. Vai! Beh, sì, anche questa è stata, devo dire, una relazione molto interessante, molto importante, come tutte le altre fatte dal Presidente e da tutta la Commissione regionale antimafia, perché sono stati comunque trattati temi molto importanti. Anche questo della sanità, perché sappiamo tutti che la sanità in Sicilia sono 10 miliardi che evidentemente fanno gola un po' a tutti. E quello che è emerso fa veramente accapponare la pelle, perché io qui ho preso degli appunti. Emerge, come dice lo stesso Fava, una grande capacità di interferenza costante della politica, sia della maggioranza che dell'opposizione. Quindi, come diceva anche Candela, no? Che all'inizio era una sorta di icona dell'antimafia, invece poi è stato arrestato in questo ambito, appunto nella sorella sanità, in questa inchiesta, invece è emerso che la sanità è una sorta di condominio, quindi ognuno evidentemente ha qualcosa. Di cui interessarsi. Quindi volevo chiedere al Presidente Fava, avete sentito una cinquantina di persone, tra cui anche l'assessore Razza, tra cui anche alcuni colleghi giornalisti, eccetera. Però quello che è venuto fuori al di là adesso, diciamo, quello che abbiamo sentito, avete fatto anche una conferenza stampa. Esattamente la politica, perché lei ormai, insomma, è in politica da tanti anni, è stata a Roma, è stato adesso è qui in Sicilia, ma la politica come può intervenire per far sì che appunto la sanità non sia ancora, continui ad essere un condominio? Perché lei da tanti anni denuncia, fa 1.000 denunce, però al momento come normative, lei che cosa proporrebbe per far sì che tutto ciò che è venuto fuori, che è emerso da questa indagine della Commissione antimafia, in qualche modo possa evitare di ripetersi in futuro? Io credo che non servano nuove norme. La politica può intervenire intervenendo meno, per esempio. Il tema dell'interferenza della politica, della capacità di condizionamento, è legato non a una lacuna legislativa, ma a una vocazione della politica. Anni fa, in un altro governo, un assessore decise di provvedere alle nomine per la governance degli ospedali, che sono nei momenti più sensibili, più delicati, tutti i direttori generali, decidendo di affidare questa selezione a una commissione di esperti di assoluto rango della Bocconi Milano, quindi anche territorialmente, geograficamente lontani da influenze e La shortlist, condizionamenti. la La famosa shortlist. E quella poi che è lui ci ha giunta, raccontato è che portò la finita, no? shortlist in giunta e gli disse: bella, bravo, graziosa, Mettiamola da mettiamola da parte, parte, e esatto. tirano fuori un pacchetto di nomi che erano i loro I nomi. soliti nomi. Quindi il problema non è darsi una norma, il problema è voglia di rispettarla, cioè voglia di fare un passo indietro rispetto a un tema, quello della sanità, che non rappresenta soltanto una spesa straordinariamente generosa, abbondante, 10 miliardi di euro l'anno, ma anche la più grande fabbrica reale di consenso che esista in Elettorale, Sicilia. certo. E poi c'è un altro punto, il punto è quello, diciamo, una politica dovrebbe recuperare il piacere della verità nell'uso delle proprie parole. Penso che una delle audizioni più interessanti sia stata quella con il responsabile della protezione civile, l'ingegnere Cocina, che è stato tirato in causa a proposito di segnalazioni, raccomandazioni ricevute dall'onorevole Romano per ditte che avrebbero dovuto potuto offrire forniture Covid, inchiesta alla magistratura, domanda alla Commissione antimafia. Ingegnere Cocina, com'è possibile che si sia così permeabili a questo tipo di sollecitazione? Risposta: si tratta di segnalazioni, non raccomandazioni. Le segnalazioni sono una cosa tutto sommato comprensibile, ammissibile, dovuta. Le raccomandazioni no. E siamo rimasti per 40 minuti per provare a capire assieme a lui qual è la La differenza segnalazione della ontologica, di raccomandazione. significato reale, materiale, tra la parola segnalazione e la parola raccomandazione. Se leggete i verbali della Commissione, questa differenza alla fine sfumava. Cioè, noi dobbiamo avere anche il coraggio di dire che o la politica recupera una propria capacità di autonomia, perché
rispetto alle segnalazioni, alle raccomandazioni, chiamiamole come vogliamo, e si decide di attingere alle regole del gioco che riguardano qualità dell'offerta, managerialità, merito specifico delle persone, delle risorse umane, oppure potremmo discutere allegramente da circoli civili se prevalga l'istinto della segnalazione o quello della raccomandazione per secoli, ma resterà sempre una politica subalterna e una sanità serva in una politica subalterna. Andiamo da Enrico. Enrico, eccoti là. No, io prendo, come dire, prendo atto che non mi pare sia cambiato molto dal 2003, quando scoppiò il bubbone dello scandalo talpe alla DDA che si portava appresso la questione della sanità, la mafia bianca e i camici sì coinvolti e la mafia bianca, esattamente. E quindi, però, mentre Fava parlava, mi chiedevo, ed è una sollecitazione che rivolgo a voi in studio, se quello auspicato da Fava sia praticamente impossibile, perché il sistema clientelare produce una classe dirigente che altrimenti non potrebbe chiamarsi tale. In Sicilia abbiamo una classe dirigente sostanzialmente molto scarsa, molto poco qualificata, frutto di un sistema che la seleziona esattamente con metodi clientelari. Quindi sono due facce che si guardano, si riconoscono, si piacciono molto, ed è difficile immaginare che manager bocconiani possano gestire la sanità siciliana se poi gli assessori vengono scelti dagli stessi che vogliono avere le mascherine, i presidi chirurgici, le condizioni di favore per le cliniche private. L'assemblea regionale è piena di gente che o è medico e ha costruito il proprio consenso utilizzando la medicina come formidabile scalata di voti per fatturare parecchi voti più che pazienti guariti, e di gente che ha interessi fortissimi nella sanità privata, e questo continua, mi pare, ad essere una costante. Io seguo le cose siciliane da spettatore, non da addetto ai lavori, se non a distanza, e mi pare che appunto il sistema sanitario in quanto tale sia lo specchio di una Sicilia, non direi irredimibile, perché continua a nutrire una qualche speranza che le cose cambino, ma che questa classe dirigente si merita, perché è la stessa classe dirigente che produce quel sistema lì, ne ha bisogno. Claudio. Io sono d'accordo con Enrico Bellavia, e diciamo che io, che di mestiere faccio il giornalista, mi sono appassionato a un impegno politico anche perché penso che occorra dare un contributo per cambiare i criteri di selezione di questa classe dirigente, perché è vero, se la classe dirigente della politica siciliana, non soltanto siciliana, è espressione di un mercato del consenso, un sistema clientelare, della somma di interessi più o meno forti, l'espressione di governo sarà quella. Noi abbiamo il caso, diciamo, da letteratura, da manuale di Crocetta, che arriva per fare il presidente alla rivoluzione, ma arriva scelto, prescelto, selezionato e quindi poggiato lì nello scranno di presidente dagli interessi forti che sarebbero stati spazzati via da quella rivoluzione, uno per tutti quello che riguardava le discariche private nel sistema di raccolta dei rifiuti, il signor Catanzaro e compagnia cantando. È chiaro che se quel sistema non lo spezzi, e questo ha a che fare non soltanto una capacità di autoriforma della politica, ma anche con una decisione, diciamo, della grande comunità dei siciliani di decidere che la politica debba sottrarsi alla regola quotidiana, costante, della convenienza e dello scambio. Non è semplice, perché alla fine, se la scelta dei direttori generali non viene affidata alla valutazione terza, analitica, puntuale degli esperti della Bocconi, diventerà comunque un campo di semina nel quale ciascuno può dare, ricambiare, ricevere favori. È un sistema che conviene a tutti, non soltanto all'assessore politico che ha deciso di mandare avanti i suoi amici.
È un sistema dentro il quale alla fine abbiamo costruito carriere, professioni, mestieri. È un sistema che va spezzato, cominciando a modificare nella profondità, nella qualità, quel principio di selezione. Se arbitro della situazione resta la ricerca del consenso, la spesa sanitaria sarà orientata intanto a riprodurre consenso. Se noi sostituiamo altri meccanismi, che è una questione generazionale, non la risolvi una campagna elettorale, ma la devi mettere al punto numero uno dell'ordine del giorno. Perché se questo problema viene posto all'inizio, in cima a tutte le priorità, noi fra 10 anni racconteremo in un'altra indagine sulla sanità l'interferenza della politica, la capacità di condizionamento, le liste presentate sul tavolo della giunta e graziosamente messe da parte, perché quelli che devono essere eletti sono gli amici dei notabili poeti siciliani. Se non vogliamo arrivare a questo, credo che questo sistema vada in qualche modo, come dire, divelto, modificato oggi. E questo penso un lavoro importante, per esempio, lo faccia anche l'informazione. Non è un caso che noi abbiamo in tutte le nostre indagini in Commissione Antimafia cominciato a lavorare e lavorato a lungo ascoltando anche giornalisti, perché penso che uno degli elementi che permettono di penetrare oltre la superficie delle cose, nell'animo profondo, nel malessere, nella metastasi di alcune situazioni, e anche il modo in cui sono state raccontate in questi anni. Io ho imparato moltissimo leggendo, ancor prima che scrivendo le relazioni, leggendo quello che voi giornalisti raccontavate su queste vicende, e che è una memoria molto volatile. Sulla sanità siciliana, da Cuffaro in poi, ciascuna di queste storie dovrebbe restare come un punto fermo, qualcosa che segna i nostri comportamenti e le nostre scelte, e invece riteniamo di poterne sempre fare a meno di questa memoria. Alessandra, prepara la domanda, una domanda velocissima io, ma visto che siamo al termine del tuo mandato da presidente di Commissione Antimafia, potessi tu dare un titolo di un libro che racconta tutti questi anni, che titolo daresti a questo libro? Come eravamo? Come Se come eravamo? siamo e come saremo non lo so, ma come eravamo, sì, ecco. Come eravamo ci sta. Alessandra Serio, tempostretto.it, prego. Allora, io volevo chiedere al Presidente, ricollegandomi anche agli interventi che sono stati fatti finora, diciamo, di dire la sua su un altro aspetto in particolare. Abbiamo parlato del clientelismo nella sanità, dove diciamo, è più evidente il clientelismo che fa la politica, perché anche le nomine all'interno della sanità sono di tipo politico. Ci sono altri settori però dell'amministrazione regionale dove i dirigenti sono meno legati diciamo, al cambio di casacca politico del governo e però fanno clientelismo anche loro. Negli ultimi 20 anni, complice, come diceva lei, l'arretrare del livello della classe dirigente, questa classe invece di dirigenti pubblici acquista sempre più potere. Qui diventa più difficile sia andare a colpire con le inchieste che andare a smorzare il clientelismo che c'è, perché è più difficile individuare questo livello di clientelismo, appunto. Ma non è arrivato il momento che anche questo diventi un argomento della politica, che entri nella cosiddetta agenda setting della politica? Io ricordo che tra le magnifiche opere prime che il presidente Musumeci si accingeva a proporre all'Aula dei siciliani c'era una riforma complessiva della pubblica amministrazione siciliana, una delle grandi riforme epocali, le altre che sono tutte contenute in questo repertorio di riforme mai avviate che riguardano l'acqua pubblica, che riguardano lo smaltimento dei rifiuti, che riguardano la viabilità. Una delle più importanti riguardava la pubblica amministrazione, è rimasta lettera morta, perché alla fine avere l'amministrazione regionale, in genere l'amministrazione, non un luogo che ha una sua autonomia, una sua personalità, e questa amministrazione ce l'ha in alcuni comparti significativi, ma avere soprattutto una sponda che si adegui ai desiderata, alle volontà, alle vocazioni, alle necessità, alle ricerche di consenso, di spesa facile, ha creato alla fine un cortocircuito utile. Noi abbiamo ascoltato in questi anni moltissimi funzionari e dirigenti regionali e la sensazione che alcuni di loro ci hanno prospettato è di sentirsi anch'essi molto condizionati. Cioè, o la pubblica amministrazione è fedele ancella delle decisioni della politica, oppure non serve.
Invece noi dovremmo pretendere che ci sia un'autonomia funzionale, una responsabilità, una capacità di intervenire e di gestire che non passa attraverso le volontà della politica, ma che riesce anche ad avere una propria autonomia di indirizzo. Tutto questo fino adesso non è accaduto, nonostante ci siano personalità, professionalità di assoluto spessore, ma che spesso sono costrette dentro, diciamo, un sistema di priorità, di scelte, di esigenze che l'agenda politica si è data che non riguardano la loro professionalità. Faccio un esempio, il più banale. Sulla sanità ci siamo occupati della CUC, questa centrale unica di committenza, che gestisce appalti per centinaia di milioni di euro. È possibile che non si riesca ad attingere a professionalità significative e collaudate e si affidino ad esempio bandi di gara per 200.000 euro estremamente specifici per attrezzature elettromedicali a signori che di mestiere fanno i geologi, che è una delle cose che sono accadute? Perché probabilmente non serve in quel caso una pubblica amministrazione che sappia costruire un bando di gara aperto realmente al mercato e alle eccellenze del mercato. Serve un bando di gara che, come un abito di sartoria, fotografi la soluzione finale che riguarda soltanto quell'azienda. Allora, meglio un geologo che un pubblico amministratore, che un burocrate capace. Per cui manca una riforma, forse manca la volontà reale di riformare questa amministrazione, di affidarle un merito, una funzione, una mission che non passa attraverso gli interessi e i profitti della politica. Elvira. Sì, a me una cosa che ha colpito tra le varie, leggendo questa relazione della Commissione antimafia, è che anche stavolta è dovuta intervenire la magistratura, perché la politica arriva sempre dopo. E anche stavolta ci sono state pochissime, forse zero denunce, pochissime comunque, pochissimi interventi in autotutela. Quindi mi chiedo e chiedo al Presidente della Commissione antimafia. Perché la politica arriva sempre dopo, o comunque spesso arriva dopo? L'abbiamo visto anche a livello nazionale, insomma, Che non si su allena, vari. non si allena. Esatto. La politica non ha interesse ad arrivare prima, nel senso non ha interesse ad arrivare. Alcuni dei sistemi di malaffare che sono stati scoperchiati dall'attività della magistratura erano congeniali a una certa politica, cioè rappresentavano lo sbocco naturale, questi governicchi paralleli che venivano costruiti, di consiglieri e consigliori. Queste strane interferenze che entravano all'interno delle gare d'appalto, queste carriere deformate e piegate ad alcune esigenze. Io credo che chi poteva intervenire non è intervenuto non perché non sapesse, ma perché gli stava bene così. Il punto grave di questi anni, non di questi ultimi anni, ma di questa storia recente della Sicilia, non è che la politica non abbia saputo, non sia stata capace di prevenire, di intervenire perché non sapeva, ma che la politica sapeva. È ancora peggio. E non tollerava, utilizzava, aveva elementi di convenienza. Il sistema montante era un sistema conosciuto nei dettagli da tutti. Quando noi abbiamo, per esempio, ricostruito la fisicità materiale di questo governo parallelo che occupava Palazzo d'Orléans governando al posto di Crocetta, c'è stato un dirigente che ci ha detto: ma lo sapevano tutti, lo sapevano anche i commessi che ogni pomeriggio accompagnavano nelle stanze Famoso attive a segreto quelle di del Pulcini. Presidente, il senatore, il funzionario, il sottosegretario, è come se tutti avessero detto: vabbè, ma è così che funziona, è così che si fa, è così che si fa anche con Tutino e con Sampieri, è così che si fa con Damiani e con Candela. Sì, forse questa loro autoreferenzialità antimafiosa, l'idea che siano i migliori, impunibili e impuniti perché emendati da ogni peccato, forse è una cosa che ci siamo inventati noi, però non andiamo a vedere perché alla fine ci fa comodo avere un Damiani piazzato ai vertici dell'amministrazione, Candela piazzato ai vertici di un'altra amministrazione. Non credo che ci sia stata dabbenaggine, è stata una complicità culturale, morale. La politica non arriva prima della magistratura, perché arrivare prima alla magistratura vuol dire prevenire, fermare, vuol dire interrompere circuiti di interesse che a questa politica convengono, perché portano profitti e E consenso. voti. Enrico!
Sì, come dire, non si può essere assolutamente d'accordo. Cioè, allora, io non penso che il malaffare sia episodico e il malaffare sia un incidente di percorso in un'amministrazione assolutamente trasparente. Il malaffare è funzionale alla costruzione di un sistema, di un regime, che è quello siciliano, che funziona così da moltissimi anni, diciamo dal dopoguerra in poi per andare stretti, ed è che è difficilissimo scardinare. Si diceva prima della sanità, mi ricordo perché ormai, ahimè, ho anche una certa età, il momento in cui c'erano ancora le unità sanitarie locali, che erano spartite secondo un rigido schema tra i partiti della maggioranza con qualche posticino nei consigli per l'opposizione. Poi si disse che bisognava riformare la sanità per renderla più efficiente, sganciata dalla politica. Nulla mi pare sia cambiato, i livelli di efficienza rimangono affidati alla volontà dei singoli direttori, che poi devono negoziare con la controparte di nomina politica le necessità del loro reparto. Quindi tu hai anche dei professionisti molto in gamba, e questo riguarda la sanità, ma anche altri settori dell'amministrazione, hai dei professionisti molto in gamba che però in qualche modo con quel sistema devono fare i conti se vogliono costruire un reparto d'eccellenza, se parliamo della sanità pubblica. Ricordo per esempio che in Sicilia avemmo per un certo periodo una cardiochirurgia pediatrica affidata a un professore considerato un luminare nel settore, che era Carlo Marcelletti, poi finito impelagato in vicende giudiziarie che lo hanno portato probabilmente anche a una fine prematura. Detto questo, Marcelletti, ricordo che aveva allestito un reparto negoziando continuamente con il direttore sanitario dell'epoca, dell'ospedale civico, per ottenere che i corridoi fossero puliti, per ottenere una latta di vernice perché i bambini lì ricoverati per giorni e giorni potessero godere di un ambiente colorato, cioè l'ABC. E questo purtroppo credo sia la realtà ancora oggi. Non credo che le cose siano cambiate. Purtroppo per me ho dovuto anche frequentare gli ospedali palermitani, in particolare siciliani, anche. E anche lì abbiamo cattedrali nel Scusa deserto, se ti e la difficoltà di interrompo. fare rete nasce da lì. Prego. Sì, Enrico, scusa se ti interrompo. Chiedo alla regia, possiamo vedere alcune foto di un'aggressione da parte di alcuni parenti? Ieri sera al Sì, civico. esattamente, ecco qua. Questo è quello che è accaduto ieri sera all'ospedale civico di Palermo. Alcune persone, prese dalla rabbia, dal dispiacere della prematura scomparsa di una signora che ha avuto un infarto, se la memoria non mi inganna, raccontiamo tutto su Blog Sicilia in maniera dettagliata. Ecco qua, queste sono alcune immagini di quello che arriva dal PS di Hanno dovuto chiudere il Palermo. pronto soccorso per diverse ore perché Sì, hanno ma ci sono, distrutto ecco, guardate praticamente qui la tutto. rabbia della gente. Adesso, al netto della inefficienza della classe dirigente e così via, entra in gioco quello che diceva prima anche il presidente Faccio, una questione culturale anche da parte di chi utilizza le strutture pubbliche che deve essere oggettivamente ridiscussa, perché vedere queste immagini Fa qui male. fa molto male, fa molto molto male. Quindi io penso che bisogna trovare una strada di mezzo, no, Presidente, tra chi ci governa e deve sistemare tutto quanto, ma anche Che chi quello è un servizio che è fruisce stato tolto a di quelle. noi. Poi andiamo da Alessandra. Sì, sono immagini, diciamo, che addolorano, ma anche comprensibili, nel senso che lì siamo di fronte alla reazione, alla rabbia, al dolore per la morte di una persona. Non credo che quelle raccontino così la sanità siciliana. Il Però punto è, raccontano la gente che va. raccontano un rapporto con un servizio pubblico che è, diciamo, Esasperante. parte strutturale del nostro sentimento democratico. Io penso che questo è un paese civile, per esempio, perché ha potuto e saputo curare durante il Covid, come non è accaduto in molti altri paesi che presuntuosamente si ritengono più avanti di noi in termini di cultura politica e democratica. Detto questo, si è anche un po' impigrito il rapporto tra l'utenza e la sanità pubblica, perché
e alla fine far capire ai cittadini che la sanità è l'espressione di una, come dire, scelta politica più complessiva. La qualità della sanità dipende anche dalla qualità delle scelte che i cittadini fanno, la loro determinazione di essere cittadini consapevoli nelle loro scelte, non pronti a barattare il loro voto per una vaga presunta promessa, e anche il modo in cui poi quel tipo di servizio te lo ritrovi. Noi ci siamo trovati con situazioni in cui una fila, una sfilza di parenti, amici, costruiti, cresciuti, allevati nelle segreterie politiche, te la sei ritrovata nelle stanze segrete, preziose, importanti delle aziende sanitarie pubbliche nell'arco degli ultimi 20 anni, senza che nulla sia mai cambiato. Io penso che un salto di qualità della sanità, della risposta della sanità pubblica in Sicilia, passi anche attraverso il modo in cui noi andiamo a un meccanismo diverso di gestione e di selezione. Se le selezioni verranno sempre affidate a quel canale clientelare, amicale, di opportunismo e di opportunità, e poi mi rendo conto che sarà difficile immaginare una risposta meno rabbiosa di quella che stiamo vedendo in queste immagini. È come se i cittadini pretendessero il massimo della qualità, ma quando tu ai cittadini dici ok, lavoriamo tutti perché le scelte siano le migliori, perché le persone che sono state selezionate in base a criteri alti, definitivi, puntuali, siano quelle mandate a dirigere la sanità, e no, a questo punto però prevalgono le parrocchie, le esigenze di dare una risposta di amicalità, di consenso, di gratitudine. E ci ritroviamo in questa situazione. Allora, Alessandra, tu sei tempostretto.it, ti sei occupata di Inebro, vogliamo argomentare proprio qualche secondo, ti va? Assolutamente sì. Prego. Allora, io volevo chiedere al Presidente, tornando sul caso Antoci, che è quello che più da vicino riguarda, diciamo, il nostro territorio, se lui considera il caso Antoci, con le conclusioni a cui è arrivata, diciamo, la Commissione Antimafia, un caso chiuso, o se c'è ancora qualcosa che si può dire sul caso Antoci e, parallelamente, visto che il caso Antoci comunque si ascrive in un'opera, che lui ha fatto anche negli anni precedenti di autocritiche, di repulisti, diciamo così, dell'antimafia di professione, se anche quest'opera è un'opera che lui considera conclusa o se ancora c'è qualcosa da dire su questo piano. Concluso, questo caso non è perché non si è arrivati a una verità fattuale giudiziaria, per cui ancora oggi si continua a non sapere, anche in termini giudiziari, che cosa esattamente sia accaduto e per opera di chi e per interesse di chi. Per cui, diciamo, le conclusioni sono quelle che possono non soltanto offrirci la fine naturale di un'indagine giudiziaria, ma anche argomentata. Cosa è accaduto esattamente? E se c'è stato un attentato per opera di chi? Con quali responsabilità? Con quale movente? Su questo, diciamo, gli atti giudiziari sono molto sfumati, per cui è una storia che resta, una storia ancora da capire, da decifrare, da raccontare. Non è compito più della Commissione Antimafia, nel senso che credo che gli strumenti che ha l'autorità giudiziaria, se intende farlo per riaprire questo caso, siano infinitamente più efficaci di quelli che può aver utilizzato la Commissione Antimafia. Noi ci siamo assunti il rischio, se volete anche il merito, di avere, come dire, posto un problema, che era soltanto, come dire, frutto di un banale chiacchiericcio. Ho posto un problema che eravamo di fronte a un'indagine, non era arrivato a un punto di conclusione reale. E abbiamo chiesto a tutti gli interlocutori istituzionali e non di aiutarci a ricostruire quello che è accaduto quella notte attorno a quella notte. Quello che abbiamo recuperato e quello che abbiamo offerto in quella relazione, tutto il resto che appartiene agli strumenti operativi che possiede, se intende utilizzare la magistratura, fa parte di quelle funzioni, di quell'intervento, per cui il caso non è chiuso, ma non è compito della nostra commissione continuare a portarlo avanti. Claudio, senti, tu sai che io vivo in un piccolo centro in provincia di Palermo, che Enrico Bellavia peraltro conosce bene perché è capitato qualche volta che ci siamo beccati, vivo nel paese di Peppino Impastato, vivo a Cinisi, quindi capita spesso che la mattina faccio colazione, no? E allora becco sempre la gente che mi saluta e mi chiede, ma oggi chi c'è ospite? Oggi raccontavo che eri ospite tu. Dice, allora un signore a distanza del paese che faceva, Claudio Fava. Mi piace a me, io votasse, però un po' a chianaro, non ce la può fare a diventare presidente. Allora io mi ci avvicino e dice, ma perché? Dice, ma perché, che assessorato avevi? Dice, sì, no, non è assessorato, è presidente della commissione antimafia. Allora non ce la può fare, perché Favaro non ne può fare.
Tu che vogliamo rispondere a questo signore che insomma la tua È comunque presidente? un complimento, nel senso Esatto, che il prendiamolo come un fatto che complimento, io... però facendo riferimento, bella mia che se la ride, facendo riferimento alla faccenda culturale di cui parlavamo prima, Ma guarda, che dici, io sono uno Claudio? che non è vissuto a Bolzano, è vissuto qui. Per Lo so. cui sai che sta parlando di, come dire, una questione che è antica, profonda, che fa parte della nostra natura. L'idea che la politica abbia un senso soltanto se dà risposte concrete, individuali, e non ampie, generose e collettive, è un'idea che è radicata nell'anima del siciliano. Quale dice, ma tu mi piaci, però preferisco quell'altro, perché a me il mio problema specifico di saltare una lista d'attesa per un TAC me lo risolve. Tu lo vuoi risolvere a tutti i siciliani, ma io non sono tutti siciliani. Io ho oggi questo problema e voglio che me lo risolva. Io so che è così, però so anche che noi siamo stati capaci di gesti non di rabbia, di collera, ma di dignità impensabili nei secoli della complicata storia dei siciliani. Siamo anche quelli che hanno inventato le primavere, cioè quando si pensava che questo paese fosse ostaggio di un sistema politico immobile e immutabile 30 anni fa, le prime città espugnate, città che erano considerate dei bottini di guerra, Catania, Palermo, e che non erano perdute, non facevano più parte della geografia democratica, alla fine è accaduto in Sicilia. Io penso che questa cosa possa accadere, naturalmente devi avere voglia di parlare quel linguaggio, cioè di lanciare questa sfida, ma se la sfida deve essere quella di trovare un accomodamento, ha ragione, magari io non sono uno che fa favori, però adesso qualche favore comincio a farlo, comincio a rassomigliare a ciò che voi avete sempre avuto come politica presente e consueta. Devi fare una scommessa con i siciliani, vogliamo cambiare tutti insieme, non soltanto quelli che le leggete. E allora ce la giochiamo, perché l'eredità arrivi fra una, due generazioni, ma se non cominciamo adesso a mettere in discussione quell'idea, quel sistema, e allora riprendiamoci giustamente Totò Cuffaro, che di quel mondo era tra i più intelligenti, no? Che era capace non soltanto di prendere voti, ma anche aveva una sua intelligenza politica. Oggi siamo di fronte a emuli molto malinconici di quel sistema di potere che hanno l'avidità, ma non hanno la capacità di sapere nemmeno costruire consenso attorno alle loro persone. Oppure, se pensiamo che questa cosa va cambiata, non puoi farlo, ripeto, da Sì. mesi con la melina a centrocampo, evitando di cercare di portare la palla nella porta avversaria, perché le partite si vincono se si giocano, e questa è una partita che si vince non con le armate un po' affaticate, doloranti del presidente Musumeci, ma con i siciliani. Devi fare giocare loro, devi vincere, devi fare vincere loro. Se vinco loro, poi ci giochiamo una partita importante che sarà governare questa terra in nome di criteri diversi, immaginando sistemi di selezione diversi, immaginando un'autonomia delle funzioni amministrative. Ma il punto di partenza è questo: vogliamo vincere con chi non fa favori? O vogliamo trovare quello che sa fare favori, ma nel modo più garbato, più mansueto, meno delinquenziale possibile? Le due strade non si incontrano. Elvira. A proposito appunto delle regionali, ancora manca circa un anno, molti hanno detto, perché lei è stato il primo in qualche modo a rompere gli indugi, ha detto io sono pronto, sono disponibile, vediamo chi c'è con me, eventualmente poi si può parlare di tutto quello che può accadere nel centro-sinistra. Però molti hanno detto aspettiamo intanto le amministrative ci sono state, ci sono stati questi risultati, in alcuni centri un po' più piccoli, insomma i 5 Stelle con il PD hanno creato una sorta di, non dico un nuovo ulivo come qualcuno vorrebbe dire a Roma, però insomma certamente hanno un po' vinto, un po', vinto poco, però comunque vinto. A questo punto, visto che le amministrative sono passate, che cosa succede? Ci saranno le primarie di coalizione? Si muove qualcosa? O ancora si aspetta adesso le amministrative di Palermo? Perché nel centrodestra dicono che aspettiamo intanto che cosa Io posso succede. rispondere per me, non Lei posso comunque rispondere per il segretario del continua a PD. essere candidato, ecco. Io mi sono mosso in tempi non sospetti, ma non diciamo per ansia, per di antagonismo, perché penso che una campagna come Ci voglia questa, che vuole tempo. avere anche non soltanto l'obiettivo di prendere un voto in più dell'avversario, ma di costruire davvero una sfida di lunga durata con i siciliani, col popolo siciliano. È una campagna elettorale, una sfida che ha bisogno di mettere radici, di essere, come dire, avviata, vissuta, attraversare le vite dei siciliani. E
hai bisogno di tempo. Io l'ho detto con questa intenzione, con questa onestà. Adesso le strade sono due. O diciamo, le altre forze del centro-sinistra ritengono che la candidatura di Claudio Fava sia, anche dal loro punto di vista, la candidatura migliore per lanciare e vivere questa sfida, e allora andiamo avanti, o ritengono di avere personalità da proporre, in questo caso da contrapporre a me, le primarie, allora si facciano le primarie. Altre strade non ne vedo, nel senso che le primarie non sono una cortesia graziosamente concessa da un partito, e via, ti do le primarie, octroyer, concesse. Avete un altro candidato e pensate prenda un voto in più, che sia più bravo a governare o del quale vi fidate di più per la sua, come dire, spessore politico, esperienza amministrativa? Andiamo a una consultazione di popolo. Pure Salvini l'altro ieri ha detto per le amministrative di Palermo, a questo punto facciamo le primarie. Ma l'unica cosa che non può accadere è che no, le primarie non facciamo perché abbiamo paura di perdere. Però, diciamo, questa idea ci piace, ma abbiamo qualche perplessità di ragione ancora ancestrale. Aspettiamo che a Roma decidano qualcosa e poi ce ne freghiamo. No, non funziona così, nel senso che candidati unti da Dio non esistono, soprattutto qui in Sicilia. Se domani il Partito Democratico dovesse dire noi abbiamo la disponibilità del segretario Letta per fare il Presidente della Regione Siciliana, io risponderei che sono felice di tutto questo e facciamo le primarie. Fava Letta, cioè qui nessuno può immaginare di candidarsi a prescindere. Se c'è una pluralità di disponibilità, le primarie sono il modo più leale per mettere la scelta anche nelle mani dei siciliani e non soltanto dei tavolini romani. Però qualcuno dice che comunque romani. Anche le primarie spesso sono a volte sono state un po'... Primarie regionali non sono quelle deciso. Che tu fai in un paio di circoli palermitani o catanesi. Le primarie, una regione di 5 milioni e 500 mila abitanti, grande come la Sicilia, diventano anche una grande consultazione d'opinione popolare e credo che sarebbero anche una cosa che fa bene alla democrazia e farebbe bene al centro-sinistra. Enrico, che dici? Le facciamo ste primarie? Ma io sulle primarie ho una mia opinione, mi sembra una delega truccata, però una delega truccata, dai, mi sembra un po' esagerata, però vabbè. Sì, vabbè, ma comunque sono opinioni mie, non hanno un grande peso. Sono per la capacità dei partiti di recuperare la forza di indicare delle candidature autorevoli a livello regionale, capaci di esprimere qualcosa che sia vagamente simile ad un progetto politico, quando i partiti non hanno questa capacità, si rifugiano dietro le primarie, così dicono che ha deciso il popolo degli iscritti o comunque dei simpatizzanti, quando in realtà è lo specchio della loro incapacità di decidere, parlo delle classi dirigenti dei partiti. Ma una cosa la volevo dire a proposito della incapacità della politica di arrivare prima della magistratura. Io credo che in questo ci sia una profonda responsabilità di buona parte della sinistra italiana e siciliana in particolare. C'era un tempo in cui questo tema non si poneva perché i circoli, le sezioni, il partito nelle sue articolazioni, il Partito Comunista in particolare, riusciva ad avere una capacità di analisi e di sintesi anche delle esigenze del territorio e del malaffare nel territorio che arrivava molto ma molto prima della magistratura, arrivava molto prima dei rapporti di carabinieri e polizia. Molto del lavoro che ha fatto questa commissione parlamentare antimafia all'inizio è stato detto nella scheda, ha avuto il plauso bipartisan. Sì, probabilmente anche così è stato, però le contestazioni a Fava non sono mancate, soprattutto sui giornali, da quel che ho letto, rispetto alla capacità di penetrare dentro le contraddizioni del non detto siciliano o del così tanto lo sanno tutti e di far emergere i buchi neri che c'erano. Ora mi chiedo se questo è un paese che deve fare i conti col fatto che una commissione parlamentare antimafia si ponga tutti quei dubbi che si è posta su
l'andamento delle stragi del 1992, segnatamente del depistaggio, seguito alla strage Borsellino. Ecco, la politica non ha raccolto molto del messaggio che è arrivato da quella relazione. Non mi pare che si siano, come dire, fatte adunate oceaniche con la partecipazione di tutti i partiti che a parole dicono di combattere la mafia. E lo stesso ha fatto buona parte della sinistra siciliana, mi è sembrata sostanzialmente silente rispetto alla portata di questi temi. Il sistema montante, anche lì la sinistra ha taciuto e in parte è stata connivente, dico la sinistra di governo, la sinistra ufficiale, la sinistra del PD, per capirci, quella che chiamiamo sinistra per comodità. Ecco, mi pare che ci siano delle profonde, gravissime responsabilità, è un modo di ripensare il fare politica, quello che serve, credo, Sì. anche a partire da queste cose. E Sentiamo poi, la insomma, sì, replica mi di pare, sì. Claudio Fava e poi andiamo da Alessandra e poi un ultimo giro prima dei saluti. Prego. Ma io sono d'accordo con Enrico E già Bellavita. sono due. Cioè, ragazzi, almeno una volta Però trovatemi in ci disaccordo, conosciamo accendiamo un da po' questa tanti anni. trasmissione. Troviamo a trovare. No, sto giocando, a me fa molto No, no, ma piacere, ragazzi. sono d'accordo perché c'è una nostra capacità complessiva, noi come, diciamo, comunità siciliana, di rimuovere l'oggettività dei fatti, che non passa solo attraverso la rimozione di quello che dice una relazione della Commissione Antimafia, passa attraverso quello che dice una sentenza. Cioè, noi abbiamo spesso delegato, sbagliando, alle procure prima e alle corti d'assise dopo, il compito di scrivere una storia che noi politica non avevamo libertà o serenità per scrivere, ma anche di fronte a quei pezzi di storia scritti, noi abbiamo detto, caspita, interessante, chi l'avrebbe mai detto? E l'abbiamo messa in un cassetto profondo, riempendola di scartoffie. La sentenza recente sulla vicenda Montante, che si conclude con un verdetto imbarazzante la sua severità, 14 anni con rito abbreviato, sono 21 anni come pena edittale, l'equivalente di un omicidio, e racconta delle cose che non sono, diciamo, qualche mancanza di stile da parte del ragioniere Montante, ma un sistema di potere che arrivava alle cariche apicali della Repubblica. Bene. C'è stata la capacità di assumere tutto quello che è arrivato, non solo quello che è stato scritto dalla Commissione Antimafia, ma quello che era scritto poi nelle sentenze, come un modo per dire, bene, questo noi siamo stati. E in parte siamo ancora questo, perché immaginare che il sistema Montante si chiami Montante perché apparteneva soltanto alle sue vocazioni, ai suoi pruriti. La parola sistema è una parola che si declina al plurale, quel sistema ha radici profonde nelle istituzioni repubblicane, ha radici profonde nella politica siciliana. L'abbiamo mai guardata in controluce quell'immagine che ci viene consegnata da quell'indagine, dal lavoro della Commissione Antimafia? Non l'abbiamo fatto perché probabilmente è un lavoro che ci mette in discussione, che mette in discussione chi nelle ombre, nelle pieghe di un sistema mai del tutto sconfessato, continua a campare tranquillamente. Ma questa è la storia d'Italia. Adesso si parla della vicenda dei responsabili del caso Abuomar, che stava per essere promosso a un incarico apicale dei servizi, e poi soltanto perché c'è stato l'intervento di alcuni magistrati hanno detto: guardate, stiamo parlando di persone che sono state condannate per reati gravissimi. Improvvisamente la Repubblica si ricorda di quale sia la storia recente. Io credo che alcune smemoratezze siano un po' funzionali alle nostre convenienze, anzi, alcune sono proprio strutturali. Noi siamo un popolo di poca memoria, in altri casi è utile dimenticare, perché dimenticando che cosa c'è stato dietro, accanto e dentro una vicenda come quella di Montante o il depistaggio a Borsellino, noi evitiamo anche di guardare il percorso che alcune carriere hanno continuato a fare all'interno delle istituzioni pubbliche e private, che continuano a rappresentare la realtà oggettiva di questa terra. Alessandra, tempostretto.it, prego. Allora, prima di chiudere, io vorrei aprire una finestra col Presidente sulla questione rifiuti, che per tutti i siciliani proprio in questi giorni, diciamo, rischia di assumere contorni drammatici, quantomeno per le tasche dei siciliani. Il Presidente si è occupato come Commissione Antimafia tante volte del settore. L'ultima conclusione è di aprile di quest'anno, se non ricordo male, l'ultima relazione.
Lui parla di impunità deregulation che dura da 20 anni. Da Presidente della Regione Sicilia, però, mi è d'obbligo chiederla da candidato, Presidente della Regione Sicilia, qual è la sua ricetta? E in particolare qual è la ricetta per il territorio, diciamo, che mi vede più coinvolta, è quello di Messina, dove, come probabilmente tutte le altre regioni, anzi senza probabilmente, i progetti sono tutti bloccati alla regione, quelli che mirano a superare l'emergenza. Ma la ricetta è il ciclo dei rifiuti. In Sicilia non c'è un ciclo, c'è un'autostrada che dai rifiuti porta alle discariche. Il ciclo è una scelta virtuosa che prevede che il rifiuto venga abbattuto attraverso una serie di passaggi in un'impiantistica pubblica, che in Sicilia non esiste. E il grande peccato di omissione e di viltà, perché poi ti rimette anche contro come gruppi poteri e potenti se scegli quella strada, di questo governo, e di avere riconosciuto anch'esso alla vigilia delle elezioni che questo occorreva fare, perché una regione che conferisce l'80 e il 90% dei rifiuti prodotti alle discariche private, al di là del fatto che appunto sono private e quindi c'è un business di centinaia di milioni di euro che da soli servirebbero a risolvere il problema di un'impiantistica pubblica insufficiente, però sta continuando a mantenere questo sistema malato. È stato sbloccato quel canale che prevedeva progettualità, investimento, rapidità nell'esecuzione, considerandola prioritaria l'impiantistica pubblica. Gli elementi che ci arrivano ci dicono il contrario. La riforma dei rifiuti doveva arrivare per costruire non soltanto una nuova governance, ma una serie di priorità diverse su come gestire questo ciclo attraverso riuso, riciclaggio, attraverso intervento a valle rispetto alla produzione di rifiuti. È avvenuta, stiamo ancora aspettando che il governo si presenti in aula. Io credo che al di là di tutto non ci sia alcuna volontà politica, perché una volontà politica si esprime in questa direzione. Basta con le discariche private. E una volontà politica in termini elettorali ha un costo di alcuni punti in percentuale di consenso. Chiamiamo le cose per come stanno. I grandi padroni dell'immondizia in Sicilia hanno nominato i presidenti della regione, li hanno fatti eleggere. E poi li hanno condizionati, impedendo qualsiasi riforma. E stiamo parlando di personaggi che sono tutti attraversati in questo momento dalle attenzioni e dalla preoccupazione dell'autorità giudiziaria. A Catania, la più grande, Lentina, la più grande discarica privata che esista nel sud d'Italia, era un luogo in cui si seppellivano i bidoni di plastica con dentro le mazzette di denaro per pagare e corrompere i funzionari dell'ARPA. E hanno scoperto che in un luogo che doveva prevedere uno smaltimento separato e differenziato dei rifiuti, buttavano dentro tutto, la più grande discarica, alla quale conferiscono 150 comuni siciliani. E l'altra discarica, enorme discarica di Motta, che riceve una proroga per altri 10 anni, e la proroga viene data mentre ancora si aspetta una sentenza che condannerà il proprietario di questa discarica per corruzione. E la discarica ottiene la proroga il 7 agosto. Ma stiamo scherzando? Ma sono episodi? O sono il racconto di una complicità culturale e politica? Noi vogliamo, noi governi siciliani, prima Crocetta e poi Musumeci, vogliamo un sistema privato, perché vogliamo poter rispondere, obbedisco appena arriva una telefonata da chi pretende che il sistema resti privato, perché quel sistema privato è un business di impressionante generosità. Parliamo di 280 milioni di euro. Il presidente Crocetta disse: lo smantelleremo. Appena è arrivato lì, gli hanno messo l'assessore che dovevano mettergli, e Catanzaro ha governato in nome e per conto di Crocetta il sistema dello smaltimento dei rifiuti secondo gli interessi delle discariche private. Questo è il punto, non altri. Cioè, a volte noi ci affanniamo a pensare che occorre chissà quale miracolo della provvidenza o quale straordinaria equazione politica. Occorre questo. Pretendere che le scelte di governo siano libere e autonome dalle imposizioni di alcuni centri di potere. Oggi i proprietari delle discariche private rappresentano il più pesante e invasivo strumento di potere privato rispetto alla politica siciliana. Domanda secca, risposta secca. Partiamo da Elvira, Sì, secchissima, poi domanda Enrico, poi secca. Alessandro e poi salutiamo. Vai. In vista proprio della,
della sua candidatura. Volevo chiederle, la regione siciliana è certamente considerata una regione vecchia dal punto di vista dei dipendenti, perché su 12.000 dipendenti soltanto 100 hanno meno di 40 anni. Più volte Musumeci ha detto che il 70% non praticamente è inutile, addirittura qualcuno a volte le ha chiamate anche fannulloni. Lei dà, e tra l'altro anche adesso in vista del PNRR servirebbe anche linfa nuova, lei dà eventualmente presidente della regione, che cosa farebbe? Perché comunque è un grosso problema questo dei dipendenti. Io penso che serve uno scatto generazionale, cioè hai bisogno di mettere dentro una macchina amministrativa culture, anche culture che noi non abbiamo. Se voi mi chiedete di fare alcune cose che la mia generazione di giornalista non ha mai fatto in termini di comunicazione, di tecnologia della comunicazione, sarà molto più complicato. Io penso che noi oggi dobbiamo, come dire, alimentare le linfe di una risposta, efficienza e funzionalità amministrativa, non pretendendo necessariamente da chi ha la mia età di capire quali nuovi strumenti di efficienza, di comunicazione, di strategia esistono, ma ricorrendo anche a quelli che oggi noi diciamo sono le nostre risorse umane, i nostri poveri figli costretti ad andare a mendicare un lavoro altrove. Facciamoli tornare anche con questo merito, con questa intenzione. Ci sono ragazzi che oggi qui potrebbero venire a costruire, ad esempio, una progettazione per fondi europei sulla quale noi siamo gli ultimi della classe. Avevamo 21 milioni a disposizione per risolvere il problema delle discariche a fine vita e ne abbiamo presi soltanto 8 perché non siamo stati capaci di presentare progetti per ottenere risorse finanziarie disponibili. I soldi ci sono, ma non siamo capaci di avere un'idea che abbia una sua progettazione conclusa e comprensibile per ottenere quelle risorse. Io penso che questo passi anche attraverso la capacità di prendere ciò che in questi anni la cultura manageriale, imprenditoriale, amministrativa ha prodotto e metterla dentro la macchina regionale, altrimenti resta una macchina obsoleta, non perché sono dei fannulloni, ma perché alla fine si tratta anche di un tema generazionale, in positivo, che serve non a tacciare di poco lavoro quelli che lavorano adesso, ma a considerare come una grande risorsa, non un'elemosina di lavoro, una grande risorsa umana, quelli che qui porterebbero competenze che noi non abbiamo. Enrico, tocca a te, domanda secca, risposta secca, vi prego più brevi così... Brevissimamente, meno pessimista, io sono pessimista, c'è poco da fare. E infatti la domanda è questa: visti i precedenti, ci giochiamo pure sto PNRR che è salutato come, cioè oggi ho visto su un social una fotografia dell'inaugurazione della linea Palermo-Catania, 3 ore e freccia bianca fatto... Freccia bianca, Enrico. 3 ore e un quarto. Freccia bianca. 3 ore e un quarto. E staffano pure e tagliano il nastro, esatto. Senza vergogna. Ecco, questo. Cioè, senza vergogna. Per 3 ore e un quarto è un'enormità. 3 ore e un quarto. E hai il coraggio pure di inaugurarla questa roba qui. Ma non dovresti chiedere a Ferrovie di farli i collegamenti anziché spacciare i treni che non usa più da nessuna parte? Cioè, il problema non è tanto avere un vagone veloci, più elegante e più comodo, ma avere un doppio binario elettrificato, per esempio. Certo, potrebbero fare ripristinare le cuccette tra Palermo e Catania con 3 ore e un quarto, esatto, uno si fa un pezzissimo. Secca, ci giochiamo pure questa opportunità del PNRR inseguendo queste chimere o giocando con le tre carte, cioè robe già finanziate? Allora, ti dico, mettiamo, subito le appostiamo là e poi i soldi spariscono. Però io sono sicuro che adesso il presidente Fava ci dà una risposta ottimista. Vai. Però io sono sicuro che adesso il presidente Fava ci dà. Classe dirigente, ci giochiamo, perché quando ti vengono respinti al mittente 31 progetti su 31 che hai presentato nel settore dell'agricoltura. Però ognuno ha dato la colpa all'altro, la regione e la risposta governo, della regione è stata ma ce l'hanno con noi, esatto. Sono misure pensate per l'agricoltura del nord. Poi scopri che la Calabria, non l'Emilia Romagna, la Calabria ne ha piazzati 20 su 20. E allora ti rendi conto della nostra capacità di progettazione e da bocciati a giugno senza possibilità di recupero. Io cosa avrei fatto da presidente della regione o da assessore o da qualunque altra funzione avesse a che fare con la mobilità siciliana e i lavori pubblici? Avrei detto: ma inauguratevelo da solo,
il treno veloce Freccia Bianca che ci sta a 3 ore e un quarto, dove abbiamo soltanto un vagone ripulito, lucidato a fresco, uguale a quelli che vengono utilizzati sulle tratte di vera alta velocità da Napoli a Milano, però qui vanno a bassa velocità, perché è una beffa, sono come l'inaugurazione per mezza dozzina di volte dell'autostrada Messina-Catania. Noi siamo convinti che il gesto di inaugurazione, il taglio del nastro, la photo opportunity davanti al treno lucidato a festa, sia da sola portatrice di gloria e di E di consenso. like, È una soprattutto. fregatura. Allora, io per esempio, se avessi dovuto subire questo, avrei detto alle ferrovie italiane: signori, prima mi raddoppiate la ferrovia, facciamo in modo che qui ci siano condizioni strutturali per l'alta velocità e poi portate i modellini più lussuosi che avete per farci andare felicemente da Catania a Palermo. Alessandra, domanda secca, risposta secca anche per te, passiamo ai saluti. Vai! Allora, il presidente Fava è sicuramente un privilegiato perché, diciamo, nel suo bacino di consenso politico ha a che fare con la parte migliore forse dei giovani siciliani, con quelli più motivati probabilmente. Ma come li vede lei in generale, i giovani siciliani che si approcciano alla politica e qual è il futuro della nostra classe dirigente se lo vede, se lo intravede nel rapporto con i ragazzi? Almeno qua la risposta ottimista, Cla, per favore, perché Ma se no, no mi ammazzo. 30 Finisce che secondi. mi ammazzo, che ciò ve lo giuro, eh. No, adesso un aneddoto bellissimo che mi riguarda purtroppo, però è una cosa simpatica. Ho incontrato in aeroporto un ragazzo, un giovanotto, 25 anni, che mi ha riconosciuto e ha detto: ah, che piacere, io pensi, io sono venuto a vedere il suo comizio 4 anni fa, alle Venne, in San Cristoforo, quartiere complicato di Catania, a fare un comizio perché c'erano presenze strane nella lista di Forza Italia, e venne lì, in quel quartiere, a dire: mi raccomando, dovete riscattarvi, dovete crederci, dovete liberarvi, dovete voler fare alcune cose importanti. Me lo sono registrato, me lo sento, mi è piaciuto un sacco, e ho detto: bravo, senti, guarda che magari forse faremo un'altra campagna elettorale. Ci dà una mano, dice: guarda, io verrei, il problema è che sono diventato il segretario dei giovani di Forza Italia. Voglio dire, non è che ci sono ragazzi peggiori o migliori, sto ragazzo viene a registrarsi i comizi in cui si dice: liberatevi, riscattatevi. Poi dice: ma qualcuno si sta liberando? Ci stiamo riscattando? C'è qualcuno che la raccoglie questa provocazione? No. E allora, siccome c'è un amico mio che mi propone di fare il segretario di Forza Italia piuttosto che della Lega, piuttosto che qualsiasi altra cosa, magari con meno passione la faccio. Io non penso che ci siano i ragazzi migliori e i ragazzi peggiori. Io penso che questi ragazzi sono tutti preziosi, però gli devi dare una ragione per crederci. Ma se tu continui a considerarli soltanto una grande massa umana, non critica, proprio fisica, materiale, alla quale attingere quando ti serve, allora è chiaro che questi verranno all'assalto delle tue città col coltello tra i denti. Non li considererai mai compagni di strada perché saranno tuoi nemici, perché tu sei nemica di queste vite. Allora cominciamo a pensare che cosa dobbiamo fare. A me ha stufato questa retorica di: ragazzi, restate, vi prego, qui in Sicilia abbiamo bisogno di voi. Ma quando noi siamo in condizione di fare qualcosa per valorizzare la loro capacità, la loro creatività, la loro intelligenza, quello che hanno studiato altrove, che cosa facciamo? Che cosa facciamo adesso, per esempio, che ci sarà da fare nuovi concorsi per i medici? E qualcuno dice: ma no, saniamo come si dice, stabilizziamo tutti quelli che abbiamo chiamato durante il Covid. E quindi chi magari è andato a farsi la gavetta, il tirocinio a 1.000 km da qui, non tornerà più, perché gli abbiamo detto: guarda, noi vogliamo che vengano assunti quelli che abbiamo chiamato uno ad uno, ciascuno di noi. Ma l'idea che ci possa essere un concorso pubblico attraverso il quale noi mettiamo nelle file, nelle vene della sanità siciliana anche altre risorse, altre capacità, questo non lo vogliamo fare. Quindi il punto non è giovani cattivi, meno cattivi, buoni, meno buoni, d'opinione o poco d'opinione, ma come noi pensiamo di dover parlare a questa gente qui. Grazie a Enrico Bellavia. Enrico, ci puoi anticipare su cosa stai lavorando sull'Espresso? Stiamo costruendo un numero che ragiona ancora sulla crisi afghana con un taglio e un punto di vista molto particolare e molto allarmante anche per l'intero Medio Oriente. Grazie Enrico, buon lavoro, porta i nostri saluti a tutti i tuoi colleghi, al direttore, al Fraschilla, Un insomma a sacco di tutti quanti. siciliani ormai, un Prego? sacco di Sì. siciliani abbiamo lassù, eh. Esatto. Sì, Grazie. cioè, non è un caso di cervelli in fuga, almeno per quanto mi riguarda, Grazie però il cervello è rimasto giù.
Grazie professore Bellevio, un abbraccio grande, ci vediamo presto. Grazie anche ad Alessandro Arrivederci. Serio di tempostretto.it. Grazie Grazie a te per il tempo a che ci hai voi dedicato, Pippa. buon lavoro, porta i nostri saluti a tutta la redazione. Grazie anche ad Elvira Terranova di Grazie a ADN te, Cronos, spero sempre un di piacere. rivederti presto. Presidente Fava, per me è sempre un piacere rivederti. Natale in casa Minutella, Come, cioè, scusa? Natale in casa Minutella. Esatto. No, ti voglio chiedere, tu sei il presidente della commissione regionale antimafia. A me sta parola antimafia. Pesanduccia. No, è che ha fatto più danni Sì, secondo me sì. ultimamente, no? Tu hai Netflix? Hai visto La Adesso non Vendetta? cominciare a farmi domande ogni volta. L'hai visto questo? Ti dico no e faccio una No, figura di merda no, ma davanti a può essere che tutti. Hai magari non l'hai visto, cioè non è che per visto La forza Vendetta? c'è Sì. questa serie tra la signora Sì, come Saguto, no, come no, sì. che te ne è parso. Insomma, quella era una storia che conosceva. È una di quelle storie che ci portano a dover fare un ripensamento profondo sulla grammatica, sul significato della parola antimafia. Che è un'espressione che a me non piace. Neanche a A me. me piacerebbe sostituire la parola responsabilità, che però si pensa, Commissione Nazionale, Commissione Regionale Orrende, orrende. Responsabilità. No, però il punto non è No. l'anti qualcosa, il Ma punto è mi dici costruire un degno forme di successore di responsabilità. Claudio Fava a questa presidenza che arriverà dopo Ancora di un anno te? manca, dai. L'ho capito, però No, siamo ma così, ce ne so, stiamo. ma se io ti dico il nome di un degno, mi gioco l'amicizia di tutti gli altri un filo meno degni, non possiamo Vabbè, farlo, dai. basta, non te lo Ma ce ne chiedo più. sono, ce ne sono. Senti, in bocca al lupo, noi ci Grazie, anche vedremo a voi. Mi prestissimo. Mi casa tu casa, si dice, per cui quando ritieni casa Minutella, tu opportuno. casa Minutella. Va Esatta, bene. esatto. A proposito di vendetta, il 18 settembre di novembre inizia il processo d'appello al giudice, ex giudice ormai Saguto, Eh sì, Caltanissetta. lo Quindi seguiremo vedremo che e cosa, aspettiamo con se i ansia. giudici decideranno di confermare Vedremo. la Vedremo. condanna. Vedremo. Grazie a Claudio Fava, Presidente regionale della Commissione Antimafia, che spero prossimo candidato alle elezioni della nostra terra Siamo di tutti e due a Sicilia. sperare, cioè con una piccola, Vedi, diciamo, nicchia seminiamo la di. cultura della speranza. Andiamo dagli amici di Radio Fantastica e poi vedo collegato Angelo Duro e avremo di che raccontare anche con lui. Radio Fantastica, prego. Ciao Massimo, ciao amici di casa Minutella, era da un po' che non ci vedevamo, però io vedo voi, voi non vedete me, ma io vedo voi e adesso voi vedete me perché sto per raccontarvi delle tre canzoni più forti di questa settimana, naturalmente su Radio Fantastica. Ecco, voglio cominciare dall'uomo punto di riferimento della musica italiana, adesso però quelli che non sono fan si potrebbero risentire, ma come vuoi definirlo Vasco Rossi? Siamo qui, una canzone che è un manifesto di un'epoca. Di quel popolo che si sente rappresentato dalla poetica del grande Vasco. Sono un po' di parte? Forse sì, però di fatto. Siamo qui è una delle canzoni più ascoltate sulle radio italiane e naturalmente una delle tre più forti su Radio Fantastica. Avete presente quella canzone che fa Dopa Dopamine? Che poi io quando l'ho ascoltata la prima volta mi sono chiesta, ma esattamente la dopamina, che è un neurotrasmettitore, a cosa serve? Ha un sacco di cose, come canta benissimo all'interno del disco di Purple Disco Machine, Ailar, perché la voce è la sua, il progetto è del DJ producer tedesco Purple Disco Machine, una delle tre canzoni più forti di questa settimana su Radio Fantastica. Ancora musica italiana su Radio Fantastica e come si fa a dire di no all'energia e alla potenza della voce di Giuliano, naturalmente, dei Negramaro. La terza canzone di questa settimana è Ora ti canto il mare, una canzone che io non vedo l'ora di ascoltare live perché hanno già annunciato un fantastico tour che partirà nel 2022, ma di questo avremo modo di parlare prossimamente all'interno di questo spaziettino all'interno di Casa Minutella. Ciao Massimo! È tornata in casa Minutella Antonella Insabella, fa pure rima, lei è quotidianamente on air sulle frequenze di Radio Fantastica, gruppo RMB con tutto a posto. Allora, il nostro studio si è liberato. C'è un artista palermitano a cui io voglio un bene dell'anima. Sono legato a lui oltre che da un sentimento fortissimo, proprio da un sentimento artistico, perché è in assoluto colui che mi fa ridere più di tutti quanti, non me ne vogliono gli altri, ma insomma, poi sai, facendo questo mestiere da tanti anni vai spesso a teatro e a volte magari capisci già dove l'artista vuole parare. Invece con lui quando si va a teatro non si sa mai dove va a parare un suo monologo, dove va a parare una sua riflessione. E devo dire, chi mi segue sui social e anche su Blog Sicilia sa bene che io ho sposato una sua causa, perché dall'arrivo del Green Pass fino alle chiusure, prima, durante la pandemia,
Lui, così come tanti altri artisti, non ha più potuto godere del pubblico, non ha più potuto godere del teatro e ha fatto tutta una serie di campagne mediatiche fortissime sui suoi social. Pensate, solo su Facebook ha più di 1.800.000 follower. Sto parlando di Angelo Duro, che vedo collegato. Ciao Angelo, buon pomeriggio. Allora, eccomi. Allora, io ti rispondo subito, Massimo, per... Sì. Per appunto rispondere a questi complimenti che mi hai fatto pubblicamente, sì. Dicendoti che ti piaccio, ti piace quello che faccio, sì. A parte perché sei una persona probabilmente un po' incosciente, ma poi perché probabilmente c'hai degli ottimi gusti, quindi anch'io, ecco, voglio ricambiare il complimento dicendoti che se ti piaccio è perché c'hai ottimi gusti, ok? Grazie, quindi, grazie. Guarda, prendere un complimento da te, che sei uno che mandi a quel paese tutti quanti, mi fa enormemente piacere. Posso chiederti come stai? No, non me lo puoi chiedere. Va bene. Allora andiamo avanti. Senti, ti sei veramente arrabbiato? Cioè, durante il periodo della pandemia, come tanti altri, hai dovuto rinunciare ad una tournée che era già sold out. Pensate, solo in prevendita la tournée di Angelo Duro era sold out. Fino a quando poi, superata la pandemia, è arrivato il Green Pass, nonostante tutta una serie di cose. Io, prima di sentire una tua riflessione, faccio vedere una brevissima clip di Angelo Duro che è andato in tournée, prima di tutto nei supermercati, poi in una chiesa, poi ci arriviamo, e poi negli autobus. Vediamoci questa clip. Prego, regia. Oggi sono qui, sono onorato di calcare questo palco, incredibile. Dopo Sanremo, grazie mille per l'opportunità, Angelo, mi sto anche allenando per delle prime serate sulla Rai. Perché siamo qui? Sono qui per presentare un grandissimo comico che ha fatto tour in tutta Italia e che da 2 anni purtroppo non è impossibilitato. È un palco incredibile. Facciamo un applauso a questo palco mobile! Come dicevo, è da 2 anni che è impossibilitato ad esibirsi nei teatri e quindi ci piace mostrare l'incoerenza facendo vedere appunto dove si creano assembramenti. Quindi lascio la parola e vi lascio questo spettacolo completamente gratuito. Cioè, poi se volete dargli 5 euro non gli dà fastidio. Signori e signori, Angelo Duro! Ciao Pullman! Tieni ragazzi, è inutile che aprite, non potete salire. Abbiamo gente dappertutto. È un'emozione per me stare qua in mezzo a tutta questa gente, senza controlli, senza green pass, senza distanziamento, cosa che invece in teatro non si può fare. Quindi io ringrazio i mezzi pubblici! Buongiorno a tutti, sono Fabio Rovazzi e sono qua a presentare un mio grandissimo amico, un grandissimo comico che è stato in tour in tutta Italia, ha fatto spettacoli, grande artista, comico, ha fatto tour in tutta Italia e da 2 anni purtroppo non si può più esibire nei teatri, quindi ha deciso delle location nuove, tra cui questo autobus. Quindi signori e signori, facciamo un caloroso applauso di benvenuto ad Angelo Duro. Come state? Non mi interessa. Sul Pullman, come in tanti altri posti, si può accedere senza Green Pass, senza restrizioni. Per cui ho detto, dov'è il posto dove posso trovare la vera gente? La gente povera, i poveri come voi, dove stanno? Io devo andare da loro, perché in questo momento che sto quasi per diventare povero come voi, perché da 2 anni non lavoro, io ho detto, è in questo momento della mia vita che devo diventare amico dei poveri, perché solo così posso entrare in empatia con voi, che non vi potete permettere una macchina per andare al lavoro, per andare a scuola. Io invece ce l'ho. Il fatto che adesso non posso pagare l'assicurazione, voi non lo potete capire perché non ce l'avete, siete poveri. Però io che ce l'ho la macchina e non posso pagare l'assicurazione è una cosa imbarazzante per me, perché... Come ti chiami? Andrea, ti seguo. Mi segui con sì. Il pullman? Sì, anche. Thank you.
Il tour poi ha preso una piega importante perché oltre agli autobus ha visto protagonisti anche i grandi supermercati e devo dire tutti sold out, senza Green Pass e senza distanziamento sociale. Ci puoi raccontare questa esperienza? Tremendo, tremendo. Tremendo Massimo, no, ma intanto insomma grazie per avermi seguito, insomma, perché appunto spesso ci siamo sentiti e insomma abbiamo commentato quello che stava succedendo. Ovviamente per me è stato un modo insomma per divertirmi, perché mi mancava il pubblico, la gente, e quindi cioè, mi è venuta questa idea, insomma, non sono rimasto a casa come parecchi che si lamentavano, cioè, ho cercato di utilizzare il mio mezzo, il mio linguaggio per far vedere quanto era ipocrita, insomma, quanto erano ipocrite queste manovre che servivano a tutelare la nostra salute. In realtà, cioè, in teatro non si poteva, però sull'autobus, l'avete appena visto, si poteva al 100% di capienza, per cui questo era il senso. Poi insomma basta, perché non sono uno che è una vittima, non me ne frega niente, non sono una vittima, non faccio la vittima, non me ne frega. Senti, mi piace quello che raccontavi prima, il fatto di dire appunto non sono una vittima. Sì, sì, no, è che stavo, ti spiego. Quando qualcuno come te, così come tanti altri ospiti, mi raccontano alcune cose, alcuni loro pensieri, io ho la volontà di poterli elaborare nel miglior modo possibile per evitare di dire fregnacce, soprattutto per entrare nel cuore di quello che mi stai dicendo, perché comunque al netto di questa denuncia c'è anche un po' di sofferenza, nel senso che comunque l'artista ha necessità di confrontarsi con il suo pubblico, ha necessità di tornare a teatro e tutto il resto, e mi pregio di poter dire che tu sei stato veramente uno dei pochi, se non uno tra i primi cinque in Italia ad aver fatto azioni così forti. Tant'è che hai preso una denuncia, lo possiamo raccontare, sei stato in una chiesa, sei andato sull'altare, e il parroco ti ha inevitabilmente chiesto di scendere, poi tu hai dialogato con lui, hai tentato di spiegargli qual era, no, la motivazione che ti spingeva a tutto questo, ciò nonostante è arrivata una denuncia. Sì, sì, vabbè, però insomma la denuncia fa curriculum, perché già... Ogni tanto non so se mi perdete, sì, perché adesso ti sentiamo, vai. Mi sta chiamando qualche call center e non vedo l'ora di, insomma, di chiudere la nostra conversazione. Per poterli mandare a quel paese. Non vedo l'ora di chiudere la nostra conversazione per sfogarmi e dare un senso alla mia giornata. allora, io insomma ho fatto, ripeto, questa sorta di campagna, e questo tour di protesta, tour sarcastico, ironico, appunto per far vedere le disuguaglianze riguardo la gestione della pandemia, e quindi ovviamente l'ho fatto in un periodo dove dopo due anni d'attesa di aperture, dopo due anni di insomma di risposte che non... Ecco, ce lo siamo persi, probabilmente Angelo ha ricevuto una telefonata e quindi questo inevitabilmente comporta la perdita del contatto, che adesso la regia ripristina. Ci sei, Angelo? Sei tornato? Ok, ecco, scusa. Eccoti qua, prego. Eravamo fermi quindi... che erano due anni, sì. Quindi erano due anni che eravamo fermi, e quindi siccome appunto il mio linguaggio è questo, quindi ho detto in che modo posso, perché a me non, cioè, mi piaceva, mentre tutti ne parlavano delle, ma lì si può andare, lì si può fare, a me insomma mi piaceva l'idea di documentare questo, tant'è che comunque questi interventi che poi ho pubblicato sui miei canali hanno avuto un richiamo, mi hanno chiamato anche al Ministero degli Interni per parlarmi. Poi ovviamente è stato un appuntamento farlocco, perché era soltanto un modo per farsi loro pubblicità e basta, perché di concreto non mi hanno detto nulla. Però comunque vabbè, ormai per me è anche acqua passata. Sì, infatti,
I teatri sono tornati al 100%. Abbiamo un paio di JPEG dove raccontiamo di questo tuo tour. Grazie a me. Esatto, ma lo possiamo dire. Allora, c'è un evento speciale il 20 dicembre al Teatro Carcano, Carcano che dir si voglia, perché Angelo Dura torna sul palco a Milano con la peggiore serata della vostra vita. Però lo dico ai tanti siciliani che ci seguono dalla Lombardia, ti garantisco che sono tantissimi, pare che questa data sia sold out, Angelo, me lo confermi? Sì, è andata sold out in meno di 24 ore, proprio sì, sono presi tutto. Che merda. Non abbiamo fatto in tempo neanche a prenderci gli inviti per i parenti. Niente, quindi questo... Ovviamente abbiamo venduto tutto. Questa la togliamo. Andiamo allora all'altra JPEG dove ci sono tutte alcune delle tappe. Allora c'è Catania il 4 marzo al Teatro Metropolitan, Palermo il giorno dopo il 5 marzo 2022 al Teatro Golden, e poi c'è Roma, Napoli, Firenze e Milano il 21 marzo addirittura al Teatro Manzoni. Affrettatevi se avete voglia di vedere questo tour di Angelo Dura, perché i biglietti stanno andando veramente a ruba, proprio a ruba. Ma cosa spinge la gente a venire a teatro a vederti? No, io voglio sottolineare questa cosa, Massimo, che io non sono qui per far promozione, lo stai facendo tu, nel senso che la sto facendo noi io, ci siamo sentiti in questi giorni per fare chiacchierata. Ovviamente sai bene che io sono restio a fare interviste, cose, perché io subisco quest'ansia di essere divertente. Infatti io spero che questa sia l'intervista più triste della tua vita, perché io non voglio mettermi sempre, ho sempre quest'ansia di essere divertente, di far ridere, invece non me ne frega. Quindi quando tu mi hai detto facciamo questa chiacchierata insieme, io devo dire una cosa, la facciamo. Però non sono qui, sappiate chi sta seguendo, non sono qui a chiedere di comprare i biglietti. Senti, facciamo così. Angelo, dissociati da quello che sto facendo io. Io mi dissocio dalla promozione che sta facendo Minutella. Vai, io mi dissocio totalmente. Perché... Allora, senti, io ho scoperto perché tu sei così. Vai. Perché tu, e io l'ho scoperto. Ho fatto ricerche... Ti ho seguito e c'è un passaggio del tuo spettacolo in cui tu racconti la motivazione perché sei così incazzato e perché sei così sempre siddiato, come si dice dalle nostre parti. Ti faccio vedere, tanto tu lo sai, io lo so, però lo voglio raccontare a chi ci segue da casa. Prego, regia, scopriamo perché è duro e sempre incazzato. Prego. Allora, la mia storia. Io sono nato a Palermo. Palermo è in Sicilia. Lo dico perché in mezzo a tante persone c'è sempre quello più ignorante di tutti. E ho già capito chi è. Il cretino si è messo pure in prima fila. Ho 36 anni, li porto bene perché ho comprato una crema per le rughe. Non è vero, non faccio un cazzo tutto il giorno. Non sono sposato, non ho figli. Chi me lo fa fare? Ho una fidanzata da 8 anni che tradisco regolarmente. Ecco perché stiamo ancora insieme. Se sono diventato così, con questo carattere intrattabile, rissoso, è perché sono nato in agosto. Dice che c'entra, c'entra. Non sono così perché i miei genitori hanno divorziato. Purtroppo stanno ancora insieme. Non sono così perché i miei si drogavano. Magari. Sono così perché sono nato in agosto e ho passato dei compleanni di merda. Ho scoperto la motivazione perché tu sei nato ad agosto. Esattamente. Perché mi hanno rovinato tutti i compleanni della mia vita. Tu ti immagini un bambino a 6 anni, 7 anni, no? Deve festeggiare il compleanno, la mamma chiama i compagnetti, le mamme dei compagnetti per capire se c'è, non c'era mai nessuno, ero da solo a festeggiare questo compleanno con gli zii settantenni, ottantenni, che adesso per fortuna non ci sono più. Sono andati in un altro mondo e quindi io ero da solo a festeggiare. Pensate, un bambino, quello, per colpa dei miei genitori, sono dovuto nascere in quel mese. Tutto questo perché loro si sono accoppiati 9 mesi prima, senza farsi il calcolo, perché se loro prima di accoppiarsi si fossero fatti il calcolo dicendo aspetta, esatto. se,
se nasce a luglio, poi la scuola, i rapporti sociali. Quindi io quello che dico a tutti i genitori, prima di proliferare, no? Cioè, fatevi una sorta di calcolo, fate nascere un figlio a gennaio, a febbraio, a marzo, cioè dentro l'anno scolastico, perché altrimenti è un'infanzia distrutta, come la mia. Poi diventa così, col mio carattere, va in teatro e vende biglietti. Però, insomma, questa è la storia. Questo è una... perché andare agli spettacoli di Angelo Duro è un po' come andare a sentire qualcuno che fa outing, no? Che fa come ha fatto in quella clip, cioè lui racconta la motivazione che lo ha portato ad essere così com'è. Senti, prima di lasciarti, proprio per andare esattamente incontro alla tua indicazione, perché ripeto, questa intervista l'ho fortemente voluta io, lui non la voleva fare, mi sono appellato alla nostra amicizia e lui a quel punto ha dovuto dire di sì, perché in fondo, per quanto mi vuole bene, dammi 3 motivi per non venire al tuo spettacolo. Allora, che non sono come gli altri, non vi dico le cose che vorreste sentire. Bravo. E poi perché, insomma, non lo so, cioè non so dare queste... cioè queste erano... te ne do due. Cioè, che mi sembrano, perché poi inizio, devo dirti, molto valide. No, il fatto è che chi non mi conosce, no, magari adesso anche in questo momento mi sta sentendo parlare, cioè ho paura che pensi di me che sono arrogante, capito? E io non voglio che lei, che la gente che mi ascolta pensi che io sono arrogante senza prima aver speso i soldi per vedermi, perché io vorrei che lo scoprano che lo sono realmente quando vengono in teatro. Cioè, io non voglio che la gente si faccia un pregiudizio su di me dicendo ah, però a me quello non piace perché è arrogante. Esatto. Invece io no, io vorrei in questa fase apparire simpatico, no, alla gente che mi ascolta, che la gente dice ah, ho visto uno da Minutella, oh, ma lo sai che simpatico sto ragazzo, mi piace, è strano, è diverso, però voglio vederlo in teatro. Poi viene in teatro, ormai ha speso per vedermi, quindi io ho guadagnato, e si rende conto che realmente sono stronzo, quindi io, capito, devo cercare di fargli imboccare, quindi io non posso, per questo non faccio mai interviste, Massimo, perché poi ho paura di mettere un muro, capito, un muro, le persone non devono, perché ovviamente funziona così un prodotto, cioè un prodotto lo vendi se riesci a nascondere i suoi difetti, e io faccio fatica a nascondere i miei difetti. Senti, ti posso dire una cosa, te la dico perché la penso e poi ti lascio. Tu arrivi alla gente con il tuo modo di raccontare le cose esattamente perché lo hanno capito. Non è casuale che apri una prevendita e dopo poco meno di 24 ore è già sold out un teatro di Milano. Non è casuale che le prevendite di Palermo, di Catania stanno già andando a ruba. Non è casuale, c'è dietro un lavoro, una scrittura, un modo di raccontare le cose che è quello. E che in Italia, devo dire con grande sincerità, io chiamo geniale, conosco te, forse un altro paio, ma al netto del rapporto di affetto che nei tuoi confronti, io credo che questo arrivi alla gente. Perché tu sai che poi io leggo tutti i commenti che ti arrivano, tutte le persone... Lo so, esatto, quindi su 1.800.000 persone che ti seguono su Facebook è proprio la stretta minoranza che non ha capito dove vuoi arrivare e cosa vuoi raccontare. Quindi intanto grazie per il tempo che mi hai dedicato. Vi ricordo le date di Palermo 2022, il 4 e il 5 di marzo, se la memoria non mi inganna, Palermo Teatro Golden e poi Metropolitan di, Teatro Golden di Palermo il 5 marzo, invece il 4 marzo al Teatro Metropolitan di Catania, poi c'è Napoli, Firenze e così via, ma sui social di Angelo Duro trovate tutto. Posso salutarti nel modo più carino che conosco? Come vuoi, io come? E poi ti saluto anch'io. Tu sì, io ti saluto con un bel vaffanculo. Tu? Bellissimo, io ti ringrazio. Io ti saluto così. Tu verresti al mio spettacolo a Milano il 20 dicembre? Ci posso pensare. Ok, allora ti faccio la domanda sec. Tipo io dico, vai. Verresti al mio spettacolo il 20 dicembre? E tu tipo mi dici sì. Ok, vai. Allora, domanda. Verresti al mio spettacolo il 20 dicembre a Milano? Senza pensarci due volte, sì. Non puoi, è sold out. Ti saluto. Ciao! Ciao D'Angelo Duro!
un bacio grande, Dio ti benedica, amico mio. Grazie, uno che non rilascia interviste oggi me l'ha data e sono iper felice perché è un genio, è un fottutissimo genio. Quel ragazzo lì è un fottutissimo, ha un modo di raccontare. Andate a teatro a vedervelo perché è troppo divertente, io vi garantisco. Ho riso dall'inizio alla fine, l'ultima volta che l'ho visto al Teatro Golden, sto parlando già di qualche anno fa. Abbiamo portato a casa anche questa, che puntata siamo? Quinta puntata, ne mancano 65. Grazie, in ordine sparso, a Piero Messina, a Daniela Pusceddo, a Federico Antonio, Federico del Popolo Carciopolo, alla regia di Emanuele Cammarata, al nostro editore Biagio Semilia, agli amici di Modica in regia e gli amici di Radio Fantastica e tutti quanti. Ci vediamo giovedì in diretta. Baci, ciao.